Questa volta la telefonata definita rovente tra Biden e Netanyahu dopo la strage degli operatori umanitari ha costretto il premier israeliano a cedere su due punti. Questione aiuti, annunciate le aperture del porto di Ashdod e del valico di Erez. Da qui transiteranno appunto maggiori aiuti per la striscia di Gaza, dove secondo Save the Children 26.000 bambini sono stati uccisi o feriti negli attacchi dal 7 ottobre e un altro milione è a rischio. L'altro punto riguarda l'inchiesta sulla morte dei 7 volontari. A chiusura delle indagini, l'esercito di Tel Aviv se ne assume la responsabilità, chiede scusa e licenzia i due ufficiali dell'attacco che avrebbero gestito male informazioni critiche e violato le regole d'ingaggio. Abbiamo ricevuto il rapporto di Israele sulla terribile uccisione del team della World Central Kitchen a Gaza. Lo stiamo esaminando con molta attenzione, assicura il segretario di Stato americano Blinken, mentre il World Central Kitchen chiede un'inchiesta indipendente. Intanto, nuovo scontro ONU-governo israeliano. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite adotta una risoluzione che chiede che Israele sia ritenuto responsabile di eventuali crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Gaza e che venga interrotta la vendita di armi a Israele a causa del rischio che a Gaza si stia commettendo un genocidio. Una risoluzione anti-israeliana che non menziona Hamas nei suoi crimini del 7 ottobre. Questo è il commento del Ministero degli Esteri israeliano.